L'arte irpina, nel periodo longobardo-normanno, si arricchisce inoltre di numerosi affreschi che risentono del linguaggio espressivo bizantino, presenti nelle cripte e nelle chiese di vari comuni irpini, come qui a Prata di Principato Ultra. Durante una delle tante occupazioni bizantine, verso la fine del X secolo, sulla rampa tofara di Avellino, venne eretta questa chiesa di rito ortodosso, dedicata a San Nicola dei Greci, martire delle persecuzioni di Diocleziano del IV secolo. Più o meno nello stesso periodo, un altro martire cristiano, Modestino, vescovo di Antiochia, dopo essere sfuggito miracolosamente alla morte per le persecuzioni subite, partiva dalla Turchia e si rifugiava in un eremo nei boschi intorno ad Avellino. Ma qui venne rintracciato, arrestato, torturato ed ucciso il 14 febbraio dell'anno 311. Dopo quasi 9 secoli, nel 1166, le sue spoglie furono rinvenute nel territorio di Mercogliano e da qui traslate nel Duomo di Avellino, dove riposano, nella Cappella del Tesoro. Dal 1220 San Modestino è il santo patrono degli avellinesi. All'inizio dell'anno 1000 i Longobardi dominavano un vasto territorio dell'Italia meridionale che si estendeva dal Molise alla Campania, mentre la Puglia, la Lucania e la Calabria erano sottomesse ai bizantini e la Sicilia ai musulmani. Continue lotte tra gli stessi Longobardi e di questi contro i bizantini attirarono dalla Francia gruppi di guerrieri, mercenari ben equipaggiati con corazza a maglie ed esperti in combattimento a cavallo. Erano i Normanni, come furono rappresentati attraverso l'arazzo di Bayeux e mediante la scultura del capitello di Montevergine. Alcuni di essi, i fratelli Altavilla, figli di un nobile aristocratico del comune di Hauteville in Normandia, attirati da facili conquiste territoriali, attraversarono la Francia, discesero l'Italia da nord a sud e si stanziarono a Melfi, dove era già presente una discreta comunità normanna. Gli Altavilla, che con Roberto, detto il Guiscardo per la sua astuzia, avevano occupato la più parte dei territori delle regioni meridionali, consolidarono il dominio normanno nel 1125 con l'avvento di Ruggero II. Ruggero, che trovava ormai riduttivo il titolo di duca ed aspirava a quello di re, aveva bisogno della legittimazione papale per coronare il suo progetto, nel quale, come vedremo, Avellino e l'Irpinia ebbero un ruolo determinante e risolutivo. Le circostanze volsero a favore di Ruggero. In seguito alla morte di Papa Onorio II, a Roma venivano eletti due papi, Innocenzo II e Anacleto II, quest'ultimo definito antipapa. Ma mentre Innocenzo per la sua conferma si rivolgeva all'imperatore germanico Lutario II, Anacleto si trasferì a Benevento, che era una città papale, e da qui si mosse verso Avellino per incontrare il duca Ruggero e trattare una tutela militare. L'incontro avvenne nel castello di Avellino il 27 settembre del 1130, durante il quale Ruggero ebbe dal Papa l'investitura di re del Regno di Sicilia, Calabria e Puglia, ed Anacleto fu riconosciuto come unica autorità della Chiesa di Roma. L'avvenimento, nei primi anni del 1700, verrà rappresentato nella cripta del Duomo di Avellino con questo affresco di Michele Ricciardi. Ruggero fu incoronato nella cattedrale di Palermo durante la messa di Natale dello stesso anno 1130.
Si sanciva così la nascita di quel regno meridionale che avrebbe avuto un rilevantissimo ruolo nella storia d'Italia ed europea e che, con alterne vicende, sarebbe durato per oltre 7 secoli, fino al 1860. Ruggero II, ormai a capo di uno dei regni più potenti d'Europa, nel mese di settembre del 1140 ritornava in Irpinia e precisamente ad Ariano. Qui aveva convocato un'assemblea generale di tutti i principi, dignitari di corte, ecclesiastici e feudatari del regno, per proporre ed approvare un complesso di norme rivoluzionarie e originali. Erano le assise, una serie di disposizioni che per la prima volta introducevano il concetto di Stato sovrano, in cui si affermava l'unitarietà della legge estesa su tutto il territorio del regno. I principi fondamentali delle assise di Ariano avranno un ruolo così incisivo e determinante che regoleranno la vita del Mezzogiorno d'Italia per circa 7 secoli.